What a tutti ciurma e benvenuti Reggikirin in questo nuovissimo episodio su Life is Strange 2. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 40 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno, finalmente ragazzi non ci resta che andare ad incontrare Jacob assieme a nostra madre, tra l'altro, perché la volta scorsa abbiamo avuto finalmente un confronto con lei. Io effettivamente ho reagito come pensavo non avrei reagito, diciamo che è stata una reazione per me un pochettino atipica, perché pensavo che trovandomela di fronte avrei reagito in maniera un pochettino più brusca, un pochettino più arrabbiata. Invece la volta scorsa ero in buona vena ragazzi e ho reagito un pochettino meglio, ho cercato di essere un pelino più comprensiva, per quanto ragazzi non si possa comunque comprendere davvero del tutto le ragioni di Karen. Però vabbè, bando alle ciance, andiamo a continuare. Finalmente ragazzi incontreremo appunto Jacob, grazie al quale spero riusciremo in qualche modo ad elaborare una sorta di piano, non lo so, per cercare di liberare Daniel, che purtroppo ragazzi è finito in mano ad una setta, perché è quello che è. Ci siamo? Sure he's gonna show up? He better. He promised. Well, if he doesn't find us, we'll find him. I can't believe how much crap you guys have been through. Nemmeno io. Makes me want to punch in the face each and every asshole that got in your way. Yeah. Good thing we got to meet amazing people, too. Life on the road is all about that. The sweet encounters. Hope I can see them again someday. Oh, you will. So tell me about Daniel. What's he like? È speciale. Well, he's definitely special. Hope so. He's your brother, right? Heads up. Is that him? Yep. Oi. Wait here. Finalmente. Mamma mia. Sean! What happened? Sapessi, amico. Puoi spiegarti? Jake, I'm not mad, but you better explain everything. I didn't know where else to go. Listen, I saw Daniel come back to the camp that night. Like, he was in shock or something. Then I heard all these sirens and I got scared. I packed a few things, I took a blanket from your tent, and we left together. Okay. I also kept the cash you made on the farm. Ecco. It's in my car. Rubato i miei soldi, ragazzi, no. Perché effettivamente non sono mica soldi nostri. Che ne... cioè... non posso evitare di rispondere, ma dirò, hai fatto bene. You did right, Jake. Thank you. You have no idea what he looked like when I found him that night, Sean. He was in bad shape, with a gunshot wound, and all by himself. I couldn't just leave him there. E questo, ok. Ma, cioè... sei tornato qui, ok, ma perché adesso è in mano a quelli? Cioè, questa è la mia curiosità principale. Allora sei tornato qui? Sì, so, è evidente, è qui. You came back here after you escaped, but with a dazed little boy, and everybody was cool with that? Trust me, it was not an easy thing for me to come back. And yeah, they took us in. That's what they do here. They take people in. Except they didn't want to take me in yesterday. I'm telling you, to be careful with the Reverend Mother. She's waited her whole life for somebody like Daniel. The Reverend knows how to manipulate people. Ma dai, davvero? She's good at this. Non l'avrei detto. He wants to stay with her. Daniel has faith in the Reverend now. Effettivamente, vabbè, cioè lui che cosa avrebbe potuto fare? Ragazzi, effettivamente, però non ho paura di lei. Cioè, sti cazzi. Not afraid of that Lisbeth of yours.
I'm getting Daniel out of here. Come on. There's no way they're gonna let you take him away. Well, too bad. We're not gonna ask for their permission. You must be Jacob. I'm Karen. Hi. Okay. I don't know if you want to do this, but I have an idea. Okay, spara. I think school must be over by now, but Lisbeth will stay at the church with Daniel for his special classes. That'll give us time to sneak into the compound before we get to them. I'll be on the lookout. Keep watch in case it all goes to shit. Sean, stay on the walkie. Sounds like a plan. One more thing. We have to get my sister, too. Sarah Lee. Really, yeah. Jacob? Come on, man. She's with your parents. I know. Please, listen, Sean. She's not safe here. She's sick. They believe in everything Lisbeth says. And she says she'll cure Sarah with prayers. I know you understand. Fatemi ridere. Right? Damn, Jake. We need his help too, Sean. Okay, Jake. I'm listening. Lisbeth knows what's wrong with Sarah Lee. We need to find her medical record. I think it's in her home office. Then I'll go get Sarah Lee while you get Daniel. Okay? Okay. Fine. Un'altra alternativa. Sure, no. I'm gonna trust you on this, Jacob. All good for you, Karen. What if Daniel won't go with you? He will. I know him. Ci ha già dimostrato che effettivamente no, non vuole venire, cioè ha preferito rimanere lì, ragazzi, cioè visto che siamo vivi e nonostante tutto ormai è talmente manipolato da quella pezza di merda che non se ne è fregato nulla, ragazzi. Quel bambino già mi faceva girare le palle prima, adesso che è sotto l'influenza tra l'altro di una cretina. Wow, siamo proprio a posto. Ok. Karen? I'm in place. I can see the whole camp. Let me know if you need anything. Be careful, Sean. Got it. Ok. Thanks. We gotta be careful now. Sì. If anything happens, let me do the talking, okay? Yeah, of course. Certo. Let's get this over with. Andiamo, va. Okay, Lisbeth's house is right behind the church, so in and out. Okay. And you sure Lisbeth will have those files on your sister? Watch out, Sean. There are people right outside. Oh, shit. How many? Just three. A man with his kid on one side. Alone on the other. Got it. Thanks. People aren't supposed to come and go around the church once guarda the caso, over. Giusto Better oggi sono qua. E allora, che famo? Che famo, Jacob, per evitarli? Allora, chiama Karen. So, did you grow up out of here? Ma... No, in another community. Non volevo parlare back con east. Lui. When Lisbeth came out here to start Haven Point, my folks followed her and brought me along. Sì, okay. Basta. Hmm. Basta. Must have been hard on you. Kinda. Eight-year-olds don't want to go to church all day. Okay, ma... Non volevo parlare con te. Karen. Everything all right? Yeah, don't worry about me. I found the best hiding spot. Okay, pensavo mi avrebbe dato qualche altro suggerimento. Cool. Be careful, though. Invece. You never know. Thanks, Sean. I will. Invece no. Vabbè, ma... Sì, lì c'è la donna, ragazzi, seduta lì. Guarda un po', te il caso, accidenti, accipigna. Hey, Sean, we can't go in there now. E come Lisbeth's facciamo? Dove passiamo? Right. Sorry. Vabbè, facciamo, andiamo di qua. C'è una tipa lì seduta. Che problema c'è? Assolutamente nessun problema, vero? No, no. Oh, come on. Hello, young Hackerman. What are you doing here? Oh, hi.
We're just... You know you're not supposed to wander around the church once the service perché is lei over, può... right? Right, I'm sorry, but we were just, my dad just forgot his, jacket in our reverend's home, so he asked me to go get it. That is so Robert, and he's too proud to get it back himself. You know the man. Okay, well, just hurry up. We'll be closing the gate soon. Okay. No worries. I'll just grab it and go. Benissimo, salve, grazie per il suo stupido intervento. Andiamo. Non so, cioè lui ha detto fai parlare me, per cui ho preferito stare zitta e non intervenire. Sounds like she has a soft spot for your dad. Perché? He does have some fans here. She's definitely one. Bene, ok, ma good adesso... thing you dropped his name. Then we should have some time to snoop around. Bene, d'accordo. Guardiamoci intorno. Cosa c'è di tanto interessante da guardare qui? That's where I live. Ah, sì? That big house over there. Davvero? You live in a castle, dude. Aspettate, quale grossa casa? Ce ne sono diverse. There's actually four families in it. Ah, sì? What? Seriously? Yeah. It was the easiest thing to do when we built this place. Man. Okay. That sucks. Non so se... Well, you get used to it. È saggio prendere ed entrare così dalla porta. No one's inside. Good. Ok, non c'è nessuno. Ci sarà un qualche altro modo per entrare. Non dalla porta d'ingresso, perlomeno. Forse per sto motivo Jacob ha detto guardiamoci intorno. Qui. Is this Daniel's room? Oh, damn. Che? Vabbè. Vediamo se qua c'è qualcosa di utile. What? So this is Daniel's not so secret garden. Beh, a quanto pare. Great. Vabbè, qua in mezzo a sta sterpaglia non possiamo passare. Che fai? T'alleni, corsa sul posto, bisogno di bruciare un po' di calorie, cioè non lo so. Va bene, allora, a quanto pare, visto che l'unico ingresso può essere quello attraverso la porta, direi di andare alla porta d'ingresso e di irrompere. Sembrerebbe non esserci nessuno. Speriamo in bene. Vediamo un po' che fare. Ta-ta. Can't believe Daniel really lives in this depressing house. Oh, we did it. Now we have a little bit more time. Yes, we do. Nice work. So where are the files? Right there, in her office. Oh, è chiusa. Of course it's locked. Guarda caso. Her open door speech is just another lie. Gotta find a way in. Fuck. Think there's a key somewhere? Maybe she's too cautious not to have a spare set around. Bene, non ci resta allora che continuare a ficcare Nazar in giro. Che? Are you okay, Jake? Yeah. Yeah, no. It's just so full of memories and stuff. Okay. Va bene, tieniteli per te. The moat and the bean. Per adesso non ci interessa, direi. Che cosa? È una prescrizione medica. Per la santona, chiamiamola così. Antibiotici per candida. E Atvol per stress e ansia. Ma dai, davvero? And I thought Clarence Steven were old fashioned. Ma che considerazione è? Cioè. Coaxing lesson one. Get Daniel his favorite cereal. Ma dai, davvero. Whoa. This place is worse than army camp. Ok, ci sono praticamente i compiti, cioè le faccende da far fare a Daniel. Accidenti, vabbè. Vediamo qua, ragazzi, se c'è qualcosa. Evenings in here must be so much fun. Sicuro, non c'è manco una televisione, non c'è una ceppa di niente. Vediamo un po'. Damn, this is so... artless. Vabbè, che cosa ti aspetteresti, scusa, ne? Libro? Confide and convince? 15 steps to a good speech. Oh, dai. Yeah. Si istruisce pure, eh? Certo.
Lisbeth sure likes to be on pictures. Beh, come le piace apparire in generale. Qua che abbiamo? Allora, qua non possiamo interagire. Qua niente. Might be enough to open that door. No, no, cioè spaccarla. Direi di no. Proviamo a guardare comunque in giro ancora. A lot of pills. Especially for someone who doesn't believe in science. Ma va. Daniel's haircut makes much more sense now. Cesso, armadietto, niente da fare. Direi di tenere l'estintore come ultima spiaggia, ragazzi, proprio, eh. Did she teach Daniel how to play this? Continuiamo prima a guardare qua intorno. Cassetto, cassetto, cassetto. Wow, they kicked her out of church? Oh. Now they're thirsty. Ma davvero? Cioè, prima l'hanno cacciata e poi se ne sono pentiti. Ma per favore, dai. Altro cassetto. Don't see anything of interest. Sigarette, altro cassetto. Ui. E questa? Sarebbe fantastico se fosse questa. Ok, I found a key. Good. Perfetto. Let's try it. Sean, is everything all right in there? Ok, ho interrotto. Oh, shit. Looks like the Reverend Mother got this letter before Jake. Ah, cazzarola. Sto per arrivare a Event Point, ecco perché. Ah. Vabbè, ho interrotto un attimo la conversazione fra Karen e Sean, però. What a great fucking family portrait. Bellissimo, wow. Si è impegnato alla grande. Alla grande, vediamo che c'è nel comodino. Ok. What the? She's completely obsessed with his power. Credere nel Signore. Il bambino è per forza un messaggero. Vabbè, ragazzi, è una che sta fuori di testa completamente. Yeah, that will definitely explain what's going on with Daniel. Sicuramente, certo, certo. Vabbè, quest'altra porta. La camera di Daniel, se non sbaglio. Is this Daniel's room? Yeah. Ci sarà qualcosa, man, interessante? It's depressing. Well, Lisbeth doesn't believe in material possessions, so. Doesn't mean you need to decorate your house like a prison. Compito. Is she forcing him to do this? Why is he accepting all that? Io tutti quelli che amo li rimprovero e li castigo. Mostrati dunque zelante e ravvediti. What the fuck? Shit. People are really all over his power. Mamma mia. So much for secrecy. E infatti, dopo aver visto il tuo Spirito Santo la scorsa settimana, sono una peccatrice, ho sentito il Signore. Oh, Dio Gesù, guarda, non voglio manco finirla di leggere perché, per carità. L'armadio. Cosa ci sarà mai? This is still better than that ugly white shirt she's making him wear. L'abbiamo messa nella tasca, ovviamente, dei jeans. C'è la coperta di papà. Metteremo anche quella nella tasca dei jeans, ovviamente. Perfetto, almeno ho recuperato altre due robe. Che cerchi? Oh, c'è una Bibbia. E c'è il braccialetto di Finn. Ma davvero? C'è un disegno nascosto sotto il cuscino. Jacob, se ti togliessi dalle palle potrei vedere giusto quello che mi interessa. Oh, grazie. Oh, they're so cute. Oh. Disegnato Sara. Avrà una piccola cotta per lei, probabilmente. Disegni. This is quite the change from Power Bear and Friends. C'è Gesù, c'è lui con le croci e la gente. Bene. Locked, of course. Ah sì? Prova ad usare la chiave. Vediamo se è per qua. No. Shit. Maybe it opens the other door. Vabbè, magari posso usare l'estintore su questa porta. Perché dovrebbe essere chiusa a chiave, ragazzi? Possiamo cercare anche in quest'altro cassetto. Non l'avevo notato prima. Nothing here. Bene. Vabbè, qua c'è una figura di Gesù.
Però adesso non so se questo comunque lo userà sull'altra serratura, ragazzi. Non è che mi sono persa qualcosa, no? No, non c'è altro, ragazzi. Peccato. Io, ripeto, non so se usando l'estintore comunque andrà a forzare l'altra serratura, capite? What is this? Che cos'è? Daniel Fisher? Oh no. No, that's total bullshit. And creepy. Oh mio Dio, cioè gli ha dato il suo cognome in pratica, questo vuol dire. Ah, Gesù, vabbè Jacob, per quella porta che dobbiamo fare? Cioè possiamo fare niente? Andiamo ad aprire quest'altra porta finalmente. Usiamo la chiave. Yes, that's the one. Sì! Perfect. Whoa. Is this her personal archive or something? E chiudo. Yeah, she keeps track of everything in here. Stuff about my sister must be in this one. Okay, I've got something. Must be what you're looking for. Bene, è stato facile. Damn. She has pneumonia? No, Gesù. Questa è una criminale, punto, And basta. for what I get, Lisbeth knows damn well she needs medical treatment. That's criminal. Per una polmonite direi di She's sì. insane. Look, she has a file on you too. You can take a peek and see how she really treats her flock. Man, what's all this? Were you like sick? Conversion therapy? In che Do they senso? Che no, dai. wanted to cure you from being pretty much. I always showed more interest in boys than girls. They thought I was a freak, a sinner. Ovviamente, ragazzi, siccome siamo comunque nella fiera dell'ovvio, ci dovevano ficcare anche questo. E per cui, vabbè, i genitori ha detto che sono dei fanatici di questa tipa, per cui è per questo che si è scappato. Is that why you ran away? Beh. Yep. Took me 5 years to understand what was up. I was too scared. Confused. I really did believe I was a sinner, so I thought I had to atone for my sins. Quali peccati, scusa. Vabbè, Atone? For what sins? I don't get how they can preach this kind of crap. I mean, you met Finn and everyone. Are they sinners then? of course not. I just didn't know different, Sean. I believed them. Damn, Jake. After a few years, I was in a really bad place. I tried to hurt myself. Elizabeth was very upset. We had a long chat. She told me I should leave. Go see the world and figure things out. I don't really get her, Sean. But Elizabeth does believe in all of this stuff. I had no clue about your life here. I'm sorry, Jake. I'm sorry I brought Daniel here. I was just so blown away when I saw what he could do. It was like a real miracle. I thought I'd found my faith again. Instead, I just hurt him. No, non poteva saperlo, nel senso che, cioè, oddio, non so, non lo so, a volte non so come approcciarmi, ragazzi, sinceramente. Allora sistemiamo le cose. Then let's make things right. We just have to get Daniel out of here. I hope so. And I'll get my sister to a hospital. Have her treated. I hope they'll help her. Certo. Di sicuro più che... Ah, aspetta però. Tieni i miei soldi. Keep our money. For your sister. She needs it. Oh, I can't do that, Sean. That's a lot of... We're okay. It will cover her medical bills. Wow. Thank you, Sean. Sean, are you there? Sei.
What's up? You got company. That thug who works for Elizabeth. He's holding some files. Doesn't seem to be onto you. This guy is dangerous, Sean. But I... Hey, lo so. I have a good plan to get him out of your way. He'll give you more time. Just give me the word. Oh. Oddio. Non so, probabilmente se le dirò di no farà comunque di testa sua. Spero di non pentirmene. Ok. Yeah. See what you can do. I will. Get ready. Sean, we gotta hide. Beh, c'è l'armadio che mi Now. Sembra abbastanza grande. Nascondiamoci qua. Ah. Hurry up. Qua la vedo un po' difficile. Cazzarola. John, we need to hide. E lui? E Jacob? Jacob! Man, if he finds Nasconditi. Us here, we're screwed. Trovo... Ma dove si nasconde? Oddio. Ma... Oh! Ma... Dai. È chiusa. Guarda caso. Oh... Qua. Ah! Porca zozza! What are you doing here, punk? Huh? Stop! Let him go, Nicholas! You're trespassing too, you little fag. You were always trouble. I'll deal with you later. Now come with me, you shithead. Oh, Lord. Let your power speak through this young vessel. Speak to me. Reverend! Sean, what's going on? Reverend, he was going through your stuff in your office. Jacob let him in, but I took care of that Judas. Oh, Sean. Little lost lamb. How could you desecrate holy lamb? Sean! You okay? Huh? Yeah. Don't worry. Come with me, Daniel. We're leaving. I'm sorry, Sean. I can't. She's full of shit, Questo dude. Bambino è un idiota. And she's using you. Daniel has made his choice, Sean. But I'm offering you to join us again. Put your faith sì, certo. in me, and you'll be family. Never. So that's your final decision. May the Lord have mercy on your lost Ooh. Soul. It's time for you to leave our sanctuary. Right now. Daniel, ma sei idiota o che? Didn't you hear the Reverend? Nicholas, Sean is just confused. We forgive the sinners. I'm not going anywhere. This is my home. She's my family now. Daniel, listen. She's not your family. Sean, who is she? Our mother. She came here. For you. Oh, praise the Lord. Another miracle at our church. Wonderful. It's all right, Daniel. Go see her. I mean, she's right there. Don't be afraid. I don't know her. Of course. I know. This is hard for you, my son. Stop calling him that. You're just manipulating him, you sicko. That's in the eye of the beholder. But since you are his mother, let me ask you. How could you let your child wander alone in the wilderness? Where were you when Daniel was lost? Where? Listen, Daniel. I came here as soon as I found out you were here on your own. I'm not on my own. Children are a gift from the Lord. They are a reward from him. You were blessed with a divine gift. And you cast him out into the world. Who the hell are you? You might have been his mother once, but when you abandoned him, you also gave up your rights. Isn't your God all about forgiveness? You have no idea what the Bible says. How can you pretend? To care about these two children. You left them and your husband to seek out your base desires. Daniel,
Honey, she's trying to trick you. Please, think by yourself. You're smarter than this. Daniel, she's responsible for what happened to your father. You don't know anything. It was an accident. That's what this world is about. Accidents, injustice, pain. I'm just so sorry, Daniel. I know. I know how much I hurt you and your brother by leaving. I know that's not enough, but I hope we can talk about this together. That's what I've been trying to tell your brother, and I'm so glad he listened. You gotta trust us. She's using you for her selfish desires. Daniel, this time the choice is yours. Are you going to believe her or me? That's right. You can't tempt Daniel from this garden. He'll stay with us, his true family. And we'll never leave him. Questo sicuramente, guarda. Come on, Daniel. No! Holy shit. Okay, what now? Don't you understand? This is over, Sean. You have to talk to him. You can convince him, Sean. I won't leave you, Daniel. Not here. Don't be so stubborn, Sean. Your brother chose. Questo qua è un demente, ragazzi. Your friend, Sara Lee. È un demente, va bene? She's very sick. And Lisbeth won't take her to a doctor. What? She wouldn't do that. This is pointless. Daniel knows who to trust. Beh, lei effettivamente c'è andata da un dottore. I know. She went to see doctors for herself when she was in pain. She never waited for a miracle when she was in danger. What? Is that true? Reverend Mother? Have faith in me, Daniel. I know what I'm doing. God is speaking to me. Certo. And to you. Sì, sì. L'hanno cacciata via. Forse bisognerebbe dire appunto queste cose che abbiamo scoperto. Mi auguro che siano queste le cose che servono per convincerlo. L'hanno cacciata via da un'altra chiesa. She was kicked out of her previous church. Yeah. They knew she was crazy. So she left and founded Haven Point. Why would they do that? Did she do something wrong? Liar! I left on my own because they were all blind. Certo, don't certo. Believe his lies, Daniel. È difficile beccare la cosa giusta. Accidenti. Ma o dobbiamo continuare comunque su sta scia delle cose che succedono qui. Quindi proviamo, ragazzi, ad usare i tuoi compiti. I've seen your homework, Daniel. Copying lines over and over? How can you accept that? This is worse than school. It's for my own good. To clear myself from all the things I did before. No, ho sbagliato, credo. See what you have done. Hey, Enano. Oh, non mi toccare, no pezzo di merda. Gonna keep me away from you. I said stop. Non mi toccare, stronzo. Don't. I came all this way for you and nobody will stop me. I'll even cross hell or whatever if I need. Vabbè. He must learn. Che odio che mi sta salendo. Listen, mi sta salendo un odio, ragazzi. I did my best job to be a good brother. And I know I probably failed. I took you for granted. I put you in danger. And I'm sorry. Sean, don't listen to him. He left you just like that harlot did. Shut him up. He can hit me as much as he wants. I won't give up on you. Don't hit him. Don't let them do that, Daniel. Che scandalo, ragazzi, davvero, cioè. If I could go back in time, I would. We'd be in our living room in Seattle.
Dad would get us pizza and snacks, then pick the movie, because we would always fight about it. And he always picked your movie. But I can't do that. All I can do now is fight. Quiet! What are you waiting for? We're the best team in Anu. Stop so it! We have to keep going no. forward. What are you You're doing? Gonna kill him! Please! He's my brother! You can burn down our church, but not our faith. Daniel knows you're telling the truth. Don't give up. Mamma, mi stanno ammazzando, cazzaro la miseria. M'hanno fatto nero pure l'altro occhio. Cioè, boh, non so. Nothing, nothing is gonna stop me, Daniel. We're brothers. Daniel. Dad always said our blood link was the most important thing. E dai! Minchia! Fermalo, Daniel, il cazzo! Daniel, e che diamine! Sto bambino, Dio! I won't stop, no matter what she does. I'll come right back, again and again. Vabbè, continua a stare là, così, guardandomi, dai. She shut him up now. Don't move. Just stop. If you want to kill me, then do it. I'm not afraid. Do it. Shoot. Don't. Go ahead. What? Shoot me in the face. And live with it. Now. Daniel! Sean! Oh. I'm sorry. Era ora! Per la miseria! I was so confused. Dovevo arrivare a sanguinare? I'm sorry. Sean. We need to get out of here. Now. La pistola. Attenzione. Oh no. No. You started this fire. You will all burn. No, in this bruciaci hell. Tu in questo inferno, stronza. Move. Let us go. Move it! You won't leave this place! Daniel, ti Not prego, fai qualcosa! Sposta la via, per favore! No, ragazzi, non posso arrivare io ad ammazzarla, questo no. No, cioè di fronte a Daniel poi. Quindi io direi chiedi a Daniel torri di mezzo, sì. Open the door, Nano. Daniel! After all I did for you! You can still repent. I don't believe you anymore. Via. Bravo. Oh, Dio, no. Oh, Dio, no, 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 no. Ok, pensavo avrebbe fatto qualche pazzia con la pistola, la stronza. Ok. Qua c'era una canzone, ovviamente, protetta da copyright. Però, mizzica quanto abbiamo dovuto penare, oh. Quasi m'ammazzano. Un brutto presentimento. Un brutto presentimento. Sono usciti, vedete? Pure loro. Oddio, un pessimo presentimento. Piangi, piangi.
Ok. Pensavo sarebbe successo qualcosa di brutto, per fortuna no. Ok, la bambina pure è libera, Jacob potrà portarla in ospedale. Ciao. Ce l'abbiamo fatta. Bene, missione compiuta. Fantastico. Poverino, l'hanno gonfiato di botte. Benissimo. I due fratelli sono finalmente di nuovo insieme. C'è assieme anche la mamma. Incredibile, ma vero. Ah. Ok. Benissimo, incredibile. Non pensavo di finirlo oggi, sinceramente. Ok. Che vi devo dire, ragazzi? Vi devo dire che penso sia abbastanza evidente il mio disappunto, nel senso che questo, ragazzi, Life is Strange 2, sinceramente, almeno fino ad ora, a parte qualche momento, non è che mi abbia dato poi tutte queste grandissime emozioni. Quindi anche questo quarto episodio, sì, ci ha avuto il suo perché, diciamo, però, cioè, mi sembrano cose poco pensate, tra virgolette, nel senso che mi sembra, ragazzi, che abbiano voluto concentrarsi più su aspetti, diciamo, più politici, diciamo così, che su altro, nel senso che, ragazzi, io sento veramente troppo poco trasporto nei confronti di quello che vedo, nei confronti di quello che gioco, nei confronti dei nostri personaggi. Daniel, anzi, per la maggior parte del tempo è stato soltanto insopportabile. E cioè, boh, questo Life is Strange non mi ha convinto per niente fino ad ora. E tra l'altro, il potere di Daniel sembra, ragazzi, essere stato inserito in questo gioco giusto perché ci doveva essere, diciamo così, nel senso che visto il primo Life is Strange era caratterizzato dalla protagonista che possedeva appunto questo potere, che quindi anche nel secondo dovevano per forza metterci una cosa del genere, ma hanno dato a questa cosa poca importanza, nel senso che comunque nel primo, ragazzi, ruotava attorno, tutto attorno al potere di Max, perché appunto ci permetteva di cambiare magari il corso delle cose e quindi influenzava comunque direttamente la storia, le nostre scelte e tutto il resto appresso. Qua invece no. Cioè, sembra che è stato messo giusto per, e che quindi, insomma, si vivono queste situazioni in cui principalmente quello che si vede sono cose poco legate, perlomeno, ragazzi, ai sentimenti. Cioè, oddio, no, è legato ai sentimenti, nel senso che comunque appunto la questione della del fatto che sono fratelli e tutto quello che volete, però, ragazzi, fondamentalmente diciamo che questo gioco mi sta dicendo poco e niente, purtroppo. Non me ne fate una colpa, ragazzi, ma è così. Ditemi voi che cosa ne pensate, insomma, voi che cosa vi sta sembrando di questo gioco e che cosa vi ha comunicato fino ad ora, perché a me fino ad ora, ragazzi, purtroppo ha comunicato poco e niente. Vediamo un pochettino, ragazzi, le nostre scelte, perlomeno le mie scelte. Ok, assieme al 61% abbiamo passato uno dei test. Assieme al 74% abbiamo detto all'agente Flores che la rapina è stata un'idea di Finn. Assieme al 35% abbiamo aggredito la guardia per scappare dall'ospedale. Si poteva convincere o aggredire Joy per scappare dall'ospedale? Quindi l'infermiere, ragazzi, a quanto pare, si poteva scappare dall'ospedale senza fare male a nessuno. A quanto pare. Assieme al 41% non abbiamo parlato con Finn. C'era anche la possibilità che lui non fosse addirittura all'ospedale. Incredibile. Abbiamo rotto il giocattolo di Daniel mentre cercavamo di riprenderlo da Chad. Assieme al 44% ci siamo rifiutati di cantare, ci hanno picchiato. Assieme all'87% siamo saliti sul camion di Anton. Ok. Assieme al 65% non abbiamo donato soldi alla chiesa. Assieme al 94% abbiamo lasciato che Karen si aprisse con noi. Assieme al 63% abbiamo fumato una sigaretta con Karen. Assieme al 78%
18 abbiamo lasciato che Karen ci pulisse la ferita, assieme a 61 Nicholas non ci ha notato, assieme a 59 abbiamo condiviso i nostri soldi con Jacob, assieme al 32 siamo fatti prendere da Nicholas e assieme al 70 io e Daniel abbiamo risparmiato la vita a Lisbeth, perché a quanto pare avevamo la possibilità di spararle, c'era la possibilità che Daniel scatenasse il suo potere su di lei e c'era la possibilità di spararle mentre Daniel le faceva addirittura del male. Incredibile. Cioè comunque ce ne sono di possibilità, nel senso che a volte ci sono pure più di due possibilità di come possono andare le cose. Okay. This is it. We made it, Daniel. What do we do now? Make our way across. You ready? Yeah. I think. Ok, suppongo che quello sia il confine col Messico, credo. Per cui, se non erro, il prossimo episodio dovrebbe uscire a dicembre, forse, non so se ho detto una cagata. Vabbè, niente ragazzi, ho condiviso con voi questo mio risappunto, fatemi sapere voi che impressioni ne state avendo. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un budoscio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao! Vi ricordo ragazzi che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!